L'incontro con le piattaforme della gig economy è andato molto bene, secondo me. L'obiettivo di questo governo è garantire delle tutele a chi lavora, soprattutto ai più giovani, che non devono essere alla mercé di un lavoro qualsiasi. Come ho anche detto chiaramente in questo incontro, non basta trovare il consenso dei più giovani nel lavoro che si offre per pensare che quel lavoro sia soddisfacente. Noi siamo in un paese in cui molto spesso i ragazzi chiedono di lavorare anche senza retribuzione, pur di dire di stare lavorando, piuttosto che finire nei NEET. E questo è un problema grosso, culturale, che dobbiamo affrontare. Noi vogliamo assicurare delle tutele minime a questa categoria della gig economy che sono i riders, che sono ragazzi che portano le pietanze in bici interfacciandosi con un'app. Queste tutele devono essere il minimo che una persona, quando lavora in questo ambito, deve ottenere e deve poter godere di queste tutele. Su questo avrete più dettagli prossimamente, perché su questo tema noi vogliamo intervenire col decreto dignità, perché dobbiamo ridurre il precariato. Ora, al di là del singolo caso, che come vi ho detto rappresenta una nuova economia che va tutelata nei suoi lavoratori, e va fatta sviluppare con un modello di business sostenibile, che significa che deve dare delle tutele e delle garanzie a chi lavora. Alcuni le danno già, altri secondo me no. È importante invece su tutto l'altro fronte fare guerra al precariato seria, che significa che prima o poi un giovane o un meno giovane in questo paese deve sapere di non dover ambire a rinnovare il proprio contratto ogni settimana o ogni mese. E questo meccanismo lo facciamo rivedendo il Jobs Act, anche, come dire, limitando i licenziamenti selvaggi che sono entrati all'ordine del giorno del Jobs Act senza motivazioni. Quindi rivedrete anche il contratto di telemedicina. Guardi, siamo impegnati in una revisione che ci consenta di ridurre il precariato. Sull'altro fronte le dico che tra gli interventi principali sicuramente ridurremo il numero di rinnovi dei contratti a tempo determinato, che oggi danno incertezze ulteriori alle persone. Abbiamo due strade. Una è quella che il governo fa una norma e dice che d'ora in poi queste persone devono avere questa tutela assicurativa, questa tutela previdenziale, questo rimborso spese e questo compenso minimo orario. L'altra strada, invece, è aprire un tavolo di contrattazione tra i riders e le piattaforme della gig economy, e costruire insieme un nuovo modello di tutele e di contratto che riguarda i lavori del futuro. Ho proposto questo alle piattaforme, ai rappresentanti di alcune multinazionali e altre aziende nazionali, e mi è stato detto che sono disponibili ad un dialogo, ad un tavolo che permetta di arrivare all'obiettivo di garantire più tutele a queste persone che lavorano, a questi ragazzi, e quindi di permettere al loro modello di business di andare avanti, dando a queste persone più possibilità di un lavoro che abbia delle garanzie. Quindi nascerà un tavolo di contrattazione tra i rappresentanti dei riders e i rappresentanti delle piattaforme digitali. E chissà che non si arrivi al primo contratto collettivo nazionale della gig economy. Questa è una grande ambizione che abbiamo, la porteremo avanti come governo. Se poi il tavolo non dovesse andar bene, allora a quel punto si interverrà di nuovo con la norma che avevamo progettato. Io imposto tutte le cose che porto avanti, anche prima lo facevo, lo faccio a maggior ragione adesso che sono Ministro della Repubblica, al dialogo. Ho trovato delle persone che vogliono discutere, che non hanno nessun pregiudizio verso soluzioni che possono migliorare le tutele di chi lavora. E l'obiettivo è quello. Se l'obiettivo è comune, questo tavolo potrà avere successo, e devo dire che i riders, quando l'ho incontrati la prima volta, mi hanno presentato un documento in cui mi dicevano, noi siamo disponibili a discutere le nostre questioni in un tavolo che veda le parti al tavolo. Quindi quello che mi è stato chiesto all'inizio, quello, per cui c'è stata disponibilità oggi dalle aziende e che ringrazio, è il punto che oggi portiamo a casa e che magari creerà un nuovo inizio della contrattazione nelle aziende della gig economy. Grazie a tutti. Quindi ci sarà una trattativa a tempo, lei darà una
Sì, io voglio risolvere questa questione il prima possibile, quindi se deve essere un tavolo, deve essere un tavolo che dà dei segnali positivi per cui si vuole arrivare ad un punto di arrivo, altrimenti poi interverremo con le norme. Grazie. Grazie. Vedremo presto.